Mi scuso in anticipo perché devo, parlo per primo perché poi devo scappare via perché c'è un altro incontro a Roma, ho fatto un gran casino con le date e ho messo nei guai due iniziative, mi dispiace molto, è così, è il disordine della vecchiaia. Dunque, in Italia ci sono adesso alcune iniziative che chiedono a dei giovani immigrati di raccontare cosa, come vedono l'Italia, cosa capiscono dell'Italia. Il modello lo chiamano lettere dall'Italia, il modello sono le lettere persiane, le nuove lettere persiane di Montesquieu. Montesquieu era un filosofo dell'illuminismo francese che scrisse le lettere persiane immaginandosi, facendo finta di essere un persiano che arriva a Parigi e descrive gli usi e costumi della città, gli usi e costumi della civiltà francese. Ovviamente un libro straordinariamente acuto sul piano dell'analisi sociologica, proprio perché questa presa di distanza permette di vedere molte più cose di come i francesi erano allora e permette a noi italiani, attraverso gli occhi dei giovani immigrati, di vedere molte più cose di noi, di vedere come siamo visti da loro e come loro ci giudicano. Beh, il quadro non è entusiasmante perché il contesto in cui viviamo è un contesto privo di regole chiare, ci sono troppe leggi molto contraddittorie tra di loro, c'è un'infinità di norme confusissime, non a caso è uno dei paesi in Europa che ha il più alto numero di avvocati attivi, molto di più, credo che sono uscite due anni fa delle statistiche da cui risultava che nella sola Lombardia ci sono altrettanti avvocati attivi che in tutta la Francia, in un'unica regione quanto in un'intera città. Questo vuol dire qualcosa, vuol dire che non ci sono regole chiare, che gli italiani vivono abbastanza alla giornata senza sapere molto bene il contesto all'interno del quale si muovono e il modello italiano è un modello che alla fine risulta sempre più incerto, più ambiguo, più contraddittorio, pieno di contraddizioni. E le cose che saltano più agli occhi di un giovane immigrato, di quelli più, come dire, più intelligenti, più acuti nell'osservare le differenze sono, mi diceva un giovane amico senegalese, sono due ossessioni italiane. Una è l'apparire, cioè la fama, la fotografia, il mostrarsi, il recitare, il successo, e cioè l'apparire, non l'essere ma l'apparire. E l'altra è i soldi, l'avere, il possesso, e quello è anche questo il contrario dell'essere, avere e sembrare piuttosto che essere. E in questo contesto così disordinato uno pensa che sia più facile inserirsi perché una società molto ordinata, molto rigorosa, molto regolare è più difficile trovare delle vie d'ingresso, in modo di farsi strada, e invece no, perché in realtà la società italiana in realtà è molto, anche molto chiusa, molto più dura di quanto non vorrebbe sembrare, una società per esempio molto più classista di quanto non voglia apparire, è molto più divisa al suo interno tra appunto chi ha molto, moltissimo, tantissimo, più di quanto si sia mai avuto nel passato. Anche qui una recente inchiesta sosteneva che un ricco di oggi è 200 volte più ricco di Giulio Cesare e di Nerone al loro tempo, più ricco di un imperatore romano al loro tempo. E questo vorrà dire qualche cosa, vale per il mondo, non vale solo per l'Italia, però c'è un'elite di questo tipo e poi sotto ci sono tante categorie di persone, ciascuna delle quali molto aggrappata alla propria categoria, per l'appunto alla propria corporazione, al proprio piccolo potere e quindi poco disposta a lasciare entrare il nuovo all'interno delle sue file. Quindi come si reagisce? E questo vale sia per il pubblico che per il privato ovviamente. Come si reagisce? Come può reagire un nuovo arrivato all'interno di questa società? Con i metodi classici che sono in realtà, pensandoci su, sono soltanto tre. Uno è l'arte di arrangiarsi e di sopportare, diciamo, arrangiarsi e sopportare, è una cosa su cui anche gli italiani una volta erano molto esperti, insomma direi che è stato, no, a Napoli è pieno di tradizioni di questo genere, rappresentate anche in teatro genialmente da Viviani, da Edoardo, da Totò, da tanti comici. Quindi arrangiarsi e sopportare. L'altro è
più positivo ma anche molto delicato all'interno di una situazione disordinata come la nostra è la solidarietà con la propria etnia, con il proprio villaggio, con i propri parenti, con il proprio piccolo gruppo di riferimento. E questo è quello che in tutte le storie di tutte le migrazioni mondiali è stato la base dell'inserimento dei nuovi all'interno di una società a cui non appartenevano, a cui arrivavano. Perché senza l'aiuto dei propri simili, di quelli che parlano la tua lingua, di quelli che in qualche modo, anche se non ti conoscono personalmente, hanno con te una facilità di rapporto, senza questa solidarietà non si riesce a trovare una casa, non si riesce a trovare un lavoro, non si riesce a sopravvivere se ci sono momenti di particolare bisogno. Il terzo riguarda in qualche modo anche noi ed è quello della solidarietà di piccoli gruppi di volontariato, si diceva una volta, associazioni, gruppi, a volte anche con grandi collegamenti nazionali, il CNCA, la Caritas, il MOVI, molte associazioni anche nazionali che le chiese, non solo quella cattolica, la Caritas in particolare, che in qualche modo, e anche i sindacati, in moltissime situazioni i sindacati svolgono un'azione di questo genere, quindi associazioni, sindacati e chiese che sono l'unico punto di riferimento solido che uno può trovare se ovviamente trova il prete giusto, il sindacalista giusto e l'associazione giusta, perché ovviamente ci sono anche, per esempio tra le associazioni c'è questo strano gioco che però è un gioco anche questo, ripeto, non tipico italiano ma mondiale, per cui c'è una parte della popolazione che sopravvive, come dire, sulle spalle dei poveri del mondo, sopravvive, le associazioni spesso sono un modo di trovare lavoro per dei giovani che non l'hanno, sono un modo di affermarsi per dei piccoli gruppi un po' avventuristi e anche un po' cinici che cercano di trovarsi il loro spazio all'interno di una società per l'appunto confusa, dove il lavoro non è sicuro, le prospettive non sono certe e quindi si dedicano a quest'arte molto ipocrita di aiutare il prossimo nel momento in cui in qualche modo sono aiutati da quel prossimo, vivono e sopravvivono grazie al fatto che c'è quel prossimo. Allora, nella confusione italiana, che cosa possiamo chiedere agli altri, ai nuovi arrivati? Di diventare come noi? Cosa abbiamo veramente da insegnare? O abbiamo invece soltanto dei modi di corromperli molto di più di quanto la loro società iniziale non sia riuscita a fare? È una domanda secondo me anche abbastanza angosciosa che dovrebbe porci dei problemi e dovrebbe farci pensare. Quello che noi chiediamo di solito ai nuovi arrivati è di imitarci, è di diventare come noi, perché si impara, come i bambini sanno da sempre, dai comportamenti e non dalle parole, da quello che uno fa e non da quello che uno dice di voler fare o predica o discute o chiacchiera. Non si impara dalle chiacchiere, si impara da quello che concretamente le persone dimostrano di essere e dimostrano di fare. Quindi una difficoltà grave e che si può rompere soltanto se si creano delle situazioni di parità e in alcuni casi anche direi il contrario della soggezione attuale dei nuovi arrivati rispetto ai cittadini di vecchia data. Quindi non tanto quello di avere noi delle cose da insegnare, ma spesso di avere delle cose da imparare. Io credo che l'atteggiamento giusto sia anche quello di sapere che noi abbiamo più cose da imparare dagli altri di quante non ne abbiamo oggi da insegnare agli altri. E questo cambia ovviamente radicalmente il modo di lavorare delle persone, perché indica una disponibilità, indica un'accettazione, un ascolto, un'attenzione nei confronti degli altri di cui non sempre siamo capaci. Quindi il rapporto tra i nuovi arrivati e noi deve in qualche modo fare leva su una nostra capacità di attuare una sorta di nostra rivoluzione culturale, chiamiamola così senza nessun riferimento a Mao, alla Cina eccetera eccetera, ma di cambiamento nostro interiore e negli atteggiamenti dei gruppi, negli atteggiamenti anche delle istituzioni nei confronti dei nuovi arrivati. Senza di questo, senza una nostra autocritica molto radicale, non ci può essere un vero dialogo.
credo che questo sia una strada da percorrere. E cosa significa, qual è il punto d'arrivo a cui si può mirare? Io credo che qui si va velocemente verso delle considerazioni come dire, globali per forza di cose e anche un pochino utopiche per forza di cose. Bisogna avere in mente che tipo di mondo ci piacerebbe avere, verso che tipo di mondo ci piacerebbe andare noi e in quello stesso moto muoverci insieme ad altri, di altre parti del mondo, di altre lingue, di altre situazioni. Implica un processo di ibridazione, di meticciato, di incontro, di mescolanza tra le persone, totalmente nuovo, molto difficile da attuare, perché vuol dire appunto attuare noi delle nostre rivoluzioni culturali, ma in qualche modo anche gli altri, che sono molto più disposti di noi ad attuarle, perché sono in posizioni di debolezza e quindi devono in qualche modo accettare noi che siamo in posizioni di forza rispetto a loro. Ma insomma, si tratta di attuare questo scambio e di inventare qualcosa di nuovo a partire da questo incontro. Questo in un contesto molto delicato, perché come sapete, parlo dell'Italia, lo scollamento tra il nord e il sud va crescendo, la crisi va crescendo, non è vero che si risolverà rapidamente, abbiamo di fronte anni molto duri, molto difficili, in cui anche la lotta per la sopravvivenza riguarderà anche molti di noi e quindi ci saranno anche rivalità tra noi e i nuovi, ci saranno delle difficoltà all'interno. E come sapete, come sempre, il potere ha molti vantaggi dal distogliere l'attenzione dalle sue attività, dal modo di gestire la società che esso ha, e ha molti vantaggi nel mettere i sudditi gli uni contro gli altri, i sudditi vecchi come i sudditi nuovi, per cui probabilmente di conflitti ne vedremo molti, ma molto spesso questi conflitti saranno tra nord e sud, tra centri e periferie, tra ceti sociali diversi, tra italiani e immigrati e tra anche italiani e italiani, insomma, anche tra nord e sud probabilmente. La situazione non è assolutamente consolante, anche se noi viviamo alla giornata, e questa è una delle cose che colpiscono di più i giovani immigrati. Noi viviamo alla giornata, non ci poniamo mai il problema di che cosa succederà in Italia tra un anno. Io non lo so, sfido chiunque a dire che cosa succederà dopo le prossime elezioni, chi vincerà, chi non vincerà, che cosa può succedere in Italia. Può succedere veramente di tutto e noi non siamo preparati a questo disordine, a questi nuovi problemi che ci aspettano. È cambiato con la crisi anche il rapporto tra assistenti e assistiti. Questa è una cosa che noi, essendo quasi tutti membri della categoria degli assistenti, diciamo, non degli assistiti, dobbiamo cercare di capire che la nostra condizione, se non la nostra personalmente, questi che siamo dietro il tavolo, ma la condizione per esempio dei giovani che si occupano di queste attività, di queste cose, è una condizione che somiglia sempre di più a quella dei loro assistiti, precari gli uni e precari gli altri, gli uni in certi gli altri. Da questo possono nascere molte cose, anche molto positive. Le crisi hanno anche degli aspetti positivi da proporre. Per esempio possono nascere delle solidarietà nuove, solidarietà forti tra assistenti e assistiti, in cui appunto la differenza, la pretesa che gli assistenti sono quelli che sanno e quelli che hanno da dare le indicazioni agli altri su cosa fare, questo è una pretesa che probabilmente deve scomparire o scomparirà nei fatti, però anche questo può portare a delle divisioni interne fortissime, così come può portare a delle solidarietà di tipo nuovo molto forti, che sono quelle per le quali io credo che noi dobbiamo muoverci, dobbiamo lavorare. In questa situazione è ovvio che il grande vuoto della società italiana di oggi è la politica.
la politica e di conseguenza anche le istituzioni. La politica non c'è, semplicemente non c'è, ci sono gruppi di potere in lotta tra di loro, in accordo tra di loro, cambiano continuamente discorsi, facce, alleanze, non c'è qualcuno di cui fidarci a livello personale o di piccolissimi nuclei, forse sì, ma a livello generale, collettivo no, c'è un enorme bisogno di politica come modo di collegare tra di loro le varie differenze, le varie esigenze, le varie miserie, i vari bisogni, no? E dare a questi bisogni un quadro generale e una prospettiva anche di lotta, di affermazione positiva di queste esigenze in un quadro nuovo in cui i diritti e i doveri siano strettamente collegati tra di loro. Io credo che uno dei discorsi da fare più interessanti sul piano culturale oggi sia quello che riguarda la musica. Ci sono persone che se ne stanno occupando molto bene, credo che sia uno dei campi dove c'è più vitalità. I giovani, per fortuna, sono ancora giovani e trovano i pochi spazi che trovano in cui esprimersi senza l'ossessione degli adulti, senza il controllo degli adulti. Per gli adolescenti e per i giovani è quello della musica. La musica ruba da tutte le parti, la musica è interetnica per definizione, lo è sempre stata, non ha frontiere in qualche modo, c'è un continuo scambio tra tutti e nella musica napoletana, per esempio, sono evidenti da sempre gli incroci con il Mediterraneo, gli incroci con la Spagna, gli incroci con il mondo arabo, c'è un rapporto strettissimo tra musica colta e musica popolare. Pensate a Mozart che rubava le canzoncine popolari napoletane, le arie che poi ha messo nel Don Giovanni o nelle Nozze di Figaro, insomma c'è questo scambio che è uno scambio molto positivo e molto ricco. Quando non è anche qui un gioco di rapina, come in molti gruppi è, perché in realtà la povertà della nostra produzione culturale può essere supplita anche dal fatto che rubiamo ad altre tradizioni, rubiamo agli altri. Nella musica, per esempio, si ruba moltissimo, non solo agli Stati Uniti con il loro dominio sui modelli correnti, ma si ruba moltissimo per reagire a quei modelli magari a quello che ci arriva da altre parti. Ci piace moltissimo la musica africana, ma forse anche nei confronti della musica africana noi ci poniamo in un atteggiamento un po' di sfruttamento invece che di collaborazione, invece che di mescolanza, invece che di dare e avere continuamente tra di noi. Io credo che quello che sia oggi possibile fare sia tantissimo, ma che però bisogna essere molto lucidi su quello che sono i rischi di questa situazione, anche sulle nostre insufficienze, sulle nostre incapacità, sul nostro povero sforzo di cercare di essere all'altezza degli enormi problemi che questa società, che questa civiltà oggi pone. E vorrei in particolare dire qualcosa sulla lingua. Ci sono una delle cose più positive che vedo in giro per l'Italia sono le scuole di italiano per immigrati, perché da queste spesso nascono, la scuola è un'occasione, un punto di partenza, da cui nascono collaborazioni, iniziative, gruppi nuovi che le persone che si incontrano, italiani e immigrati all'interno di una piccola scuola, poi continuano a vedersi, diventano amici, inventano delle cose, fanno delle piccole iniziative, a volte anche economiche, a volte anche ristorante, la scuola di serigrafia che è nata a Roma intorno al gruppo di Asinitas, un sacco di iniziative che a volte sono anche piccola imprenditoria attiva, positiva, molto, molto propositiva e molto interessante. Però il problema è anche quello della lingua. Noi chiaramente c'era un grande scrittore italiano, Vincenzo Consolo, di cui ero molto amico, con cui ho spesso litigato, perché lui scriveva in un modo, a mio parere, assurdo, in un barocco inesistente, con vocaboli pescati nei vocabolari più strani e più rari, perché diceva che questo era il modo giusto di reagire alla povertà della lingua berlusconiana, della lingua televisiva, della lingua dei giornalisti, della lingua che noi parliamo normalmente. Non ci sono più le parole per dire la quantità di cose nuove, infatti usiamo
da coloniali come siamo, tutte le parole americane per tutte le cose dell'economia, dei mezzi di comunicazione di massa, eccetera, eccetera. No? Non c'è una lingua italiana solida, forte, e d'altra parte è questa debolezza che rende positive delle possibilità nuove, di lingue nuove, di dialetti nuovi che possano dire la novità delle situazioni, i sentimenti compresi, non soltanto le cose, gli oggetti, i lavori, le macchine, le tecniche, ma anche i sentimenti. C'è bisogno di una lingua nuova. Su questo mi è capitato di leggere di recente un libro, un romanzo di un giovane scrittore quarantenne messicano che parla della frontiera, della frontiera tra gli Stati Uniti e il Messico, che viene attraversata quotidianamente anche con enormi rischi, moltissimi sono morti nell'attraversamento del Rio Grande, anche se è solo un grande fiume, non è il canale di Sicilia, non è il mare tra l'Italia e l'Africa, però moltissimi sono morti e hanno fatto un'enorme fatica per passare dall'altra parte, dove si sono inseriti e oggi sono anche, piano piano, sono anche diventati dei gruppi anche molto consolidati. Ci sono delle città amministrate, c'è un giovane sindaco che si chiama Castro, nome fatidico, che è uno dei numeri due di Obama, di cui molti parlano, credo che sia di San Antonio, una città del o Texas o giù di là, molto abitata dai chicanos, dai messicani che sono passati dall'altra parte, che è una delle teste pensanti della politica americana, della nuova politica americana, più intelligenti. Si dice appunto che possa essere uno dei nomi di punta della novità politica del futuro, dopo i neri, i chicanos, un altro gruppo che riesce ad affermarsi all'interno di quella società così dura, così faticosa, così terribile. Però questi messicani che attraversano la frontiera e che devono poi vivere un po' a metà una situazione nuova, perché non sono né messicani né statunitensi, sono un'altra specie di persone. Ecco, questa cosa è raccontata attraverso la storia di una giovane che attraversa il confine per cercare il fratello, che si chiama Makina. Questo scrittore dice, una paginetta particolarmente acuta, parla della lingua, parla di questa nuova commissione, di questa nuova, chiamiamola intercultura, che nasce in una situazione di questo genere. Sono compaesani e sono gringos, e gringo vuol dire il modo in cui i messicani chiamano gli americani del nord, gli statunitensi, e sono gringos e sono entrambe le cose con una forza quasi rabbiosa, con un fervore contenuto possono essere le persone più mansuete e al tempo stesso le più rognose, ma sempre a bassa voce, fanno gesti e coltivano gusti che rivelano una memoria antica assieme allo stupore dei neofiti, e a un tratto parlano in una lingua intermedia con cui Makina simpatizza subito, perché è un po' come lei, malleabile, duttile, permeabile, una cerniera tra due simili distanti e poi tra altri due, quindi altri due mai esattamente gli stessi, qualcosa che serve a stabilire una relazione. Più che un punto intermedio tra la sua lingua e il gringo, la loro lingua è un confine impalpabile fra ciò che sta scomparendo e quello che non è ancora nato. Makina non percepisce nella loro lingua alcuna assenza improvvisa, bensì una metamorfosi sagace, un trasferimento possibile. Nel ricorrere a una parola che si usa per una certa cosa nell'altra lingua risuonano gli attributi dell'una e dell'altra. Se uno dice dammi del fuoco, quando loro dicono dammi una luce, give me a light, gli americani, fiammifero, no? Non si impara forse qualcosa sul fuoco, la luce e l'atto di dare? Non si tratta di un'altra maniera di parlare delle cose, si tratta di cose nuove. È il mondo che si rinnova, riflette Makina, lo fa promettendo altre cose, dando altri significati per creare infine oggetti diversi. Chissà se dureranno, chissà se i loro nomi verranno accettati da tutti, pensa, ma esistono e lottano incessantemente. Io credo che questo sia un po' l'augurio che noi dobbiamo farci per il futuro. In fondo quello di cui abbiamo bisogno non è di imparare tutti l'inglese, che è comunque la lingua del dominio, la lingua dell'impero,
no? E quindi è una lingua in qualche modo imposta, non scelta liberamente da noi, non creata da noi, ma di creare un nuovo, nei tempi dopo, durante e dopo l'ultima guerra mondiale, si parlava molto di Esperanto, era una lingua artificiale immaginata mettendo insieme tanti pezzi di tutte le lingue, di tutte le lingue del mondo. È stata un'utopia che per molto tempo ha avuto un certo corso, si studiava l'Esperanto invece appunto di studiare l'inglese. L'idea di una lingua universale era, ecco, quest'idea secondo me tornerà a rifiorire ed è un'idea su cui noi dobbiamo lavorare. Quello che a noi serve è un nuovo Esperanto, dei nuovi modelli culturali, un nuovo modo di rapportarci agli altri e di inventare insieme con gli altri il futuro. Grazie.